Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, buongiorno! Un nuovo lunedì è pronto ad aprirci le sue porte con tante novità. Io sono Maria, un buongiorno ancora a tutti e ben ritrovati con Radio.0 nell'appuntamento con le stelle d'inizio settimana. Anche questo lunedì, che in questo caso è il primo lunedì di novembre, siamo pronti ad andare a cogliere, come si dice, gioie e dolori? No, dai, cerchiamo di prendere il lato sempre buono della situazione. Partiamo con i nostri 12 segni. Ariete, eccoci da voi. Le finanze sono il leitmotiv della vostra giornata, tra la spesa settimanale, quella per l'estetica, qualche extra anche, concediamocelo. La carta è sempre in azione, ma lo sapete anche voi. Obiettivi ambiziosi da parte vostra. Ciò che vi manca per oggi è l'energia necessaria per far fronte a tutti gli impegni. Cercate di ricaricarvi. Toro, la vostra settimana parte con affinità e contrasti con il partner. Di fatto vi sentite una cosa sola, pronti a sfidare il mondo, ma solo dopo esservi sfidati l'uno con l'altro, eh? Il rapporto di coppia prende forza attraverso il confronto quotidiano, ma a volte sembra più uno scontro. A noi basta che vi capiate voi due. Gemelli, progetti grandiosi per voi, ma così confusi, veramente, da sembrare quasi irrealizzabili. Viaggiate a due velocità, efficienti nelle piccole cose, inconcludenti in quelle grandi. Dovete trovare il giusto senso, il giusto equilibrio. Insolita venatura di possessività nei sentimenti, invece. Quando vi sentite inadeguati, tutti vi sembrano dei rivali, pronti a combattere. Cancro, voi riuscirete a vincere la timidezza, finalmente, per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando anche voi un po' in battaglia, un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione che non vi ruba nessuno. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente in questo lunedì, vi impegnerete in modo costante e intenzionati a badare al sodo. Tanti progetti in mente per i nostri leone, ma non potete farcela da soli, attenti, avete bisogno del sostegno degli altri. Lavoro di squadra, anche se l'orgoglio, lo sappiamo, vi impedisce di ammetterlo. Contrariati in più dalle stelle, puntate molto in alto, forse anche un po' troppo, ma non realizzerete che una piccola parte, o forse nemmeno quella, cercate di impegnarvi. Vergine, amici, sul fronte affettivo avete proprio tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi, amici disponibili, pronti a darvi una mano, a tenderla sempre, quindi sorriso sulle labbra, mi raccomando. Tran tran quotidiano piacevole in più in questo inizio settimana, non occorre premere l'acceleratore, adeguate il vostro ritmo senza stressarvi, no stress. Bilancia, difficile staccarsi dai ricordi, accettare i cambiamenti e la fine delle cose. Sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi, nei ritagli di tempo, però. Fantasie amorose diverse dalla realtà. Meglio puntare sull'amicizia che non vi riserva quelle brutte sorprese, o almeno così sembra. Scorpione, ad accompagnarvi una luna opposta ma inoffensiva che oggi viaggia silenziosa. È importante mantenere il self-control, mostrarvi superiori a certe piccole meschinità che vi si presenteranno davanti. Contrarietà dalla quadratura anche Venere-Saturno, segno che tra il partner e la vostra famiglia non corre proprio quel buon sangue, ma il vostro rapporto è solido. Focus sul lavoro, d'altronde lunedì per i nostri Sagittari, oggi particolarmente produttivi se vi imporrete metodo e disciplina. Evitate di fare troppe cose insieme e cadere in confusione, quindi vi ci vuole un po' di organizzazione. Se avete ambizioni di carriera, iniziate a raccogliere tutte le idee, convogliatele in un progetto convincente sia per voi che per gli altri. Capricorno, abili e carismatici voi, saprete sfruttare al meglio una circostanza favorevole ottenendo il consenso di una persona che vi interessa particolarmente. Affari, amore, famiglia, tutto fila con il vento in poppa oggi, persino le attività di routine, quindi pollice in su, bene. Acquario, siamo da voi, famiglia tenera ma appiccicosa, forse un po' troppo, esattamente quello che a voi non va giù. Liberi come siete, insofferenti alle catene, vi conosciamo, anche se fatte di zucchero, eh? Forte la sensazione quindi di prigionia oggi, vi rende irritabili e irritanti. Occhio a non ferire chi non lo merita. E chiudiamo con i nostri pesci, infine. Iniziative ben calibrate per voi, ci mettete tanto tanto impegno, tempestività ma soprattutto intuito, che per voi è il vostro sesto senso. Ottime chance per chi parte per un meeting o cerca lavoro all'estero. Anche negli studi tutto fila liscio, buoni risultati e anche un gruppetto affiatato di amici con cui condividere gioie e dolori e con cui anche studiare magari. E tutto quindi anche per oggi, per i nostri 12 segni, quel che ci resta è andarci a godere questo inizio settimana. Quindi buon lunedì a tutti, buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.